lei parlava appunto di questa nuova generazione di web 2.0, diciamo così, no? Cioè la informazione che non sia a livello reticolare. E oltre YouTube, lei cosa ne pensa dei social network? Per esempio, pensiamo a un Facebook. Io stavo pensando, proprio mentre lei stava parlando, di inserire un gruppo con titolo La dieta mediterranea, oppure, non so, un wiki, oppure un blog. Cioè, cosa ne pensa di queste forme di comunicazione? Allora, nel grande mare web, il web è una cubatura di content che è alfanumerico, immagini e immagini in movimento con audio. Cioè, io sono scienziato, non è che scherzo. All'interno di questa cubatura, negli ultimi tre anni e mezzo a questa parte, è entrata una porta immensa, che si chiama YouTube, e c'ha 500 milioni di video e 400 milioni. Facebook è una barchetta inventata per tentare di contrastare. MySpace è di quel signore che si chiama Rupert Murdoch, che io non ci manderei in vacanza mia figlia con Rupert Murdoch, perché chiariamo anche questo, cioè non è che si può affidare il proprio messaggio in maniera indiscriminata, bisogna darlo ad una comunità come quella di YouTube, che se non altro se risali arrivi a Google e poi arrivi alla Stanford University, per cui tu sai che vai in casa dalla Stanford University, non in casa di quello che sta massacrando in Iraq la gente perché ha organizzato la conferenza stampa dei generali che dicono quanti ne hanno ammazzati oggi, domani ne ammazziamo più 12%, capito? Bisogna distinguere, né tantomeno va bene Dailymotion o Yulu o quel che sono. Facebook è per gli anglosassoni, li chiamano The Kinkies. Chi sono i Kinkies? Sono i fighetti. Allora, tu sei un fighetto, vai su Facebook. Sei uno che vuole parlare con il pianeta, devi andare a confrontarti nell'arena globale, YouTube. Perché? Perché lì ci stanno i militari dall'Iraq, ci stanno gli astronauti, ci stanno le Nazioni Unite, ci sta il dibattito sugli extraterrestri, ci stanno quelli che danno gli schiaffoni agli handicappati, se vuoi, ci stanno i serial killer, però quella è la realtà contemporanea. Facebook è una vetrinetta, sì, certo. Capito? Con le lucette, con la musichetta.